Ciao ragazzi e benvenuti alla seconda puntata di Bakery Tools. Oggi abbiamo una sfida speciale, Chiara, che è mia. sorella. Ok, e nel caso vi foste persi la prima puntata potete cliccare sopra la testa di Chiara dove c'è il link. In questa seconda parte parleremo delle attrezzature e gli strumenti per la decorazione classica, quella basilare. Iniziamo subito parlando delle sac à poche, che avrei voluto inserire nel primo video, ma forse era più utile in questo secondo. Le troviamo di varie forme e vari tipi. Queste qui sono quelle usa e getta, queste sono un po' più grandi, queste sono un po' più piccole, cioè così. E se no abbiamo quelle in tela che io non ho qui, che si lavano e si riutilizzano. Altro strumento fondamentale per usare le sac à poche sono le bocchette. Queste qui più grandi sono fondamentali. Diciamo che questo pacchettino è una bella spesa perché sono 27 euro, però ne rivalgono tutti. Queste sono bocchette lisce che vanno dalla 15 alla 4, che sarebbe la misura della bocchetta, cioè la grandezza del diametro di questa apertura. E queste qui sono la stessa cosa ma con l'apertura stella. Ok. Insieme a queste bocchette ne esistono un altro tipo che sono quelle per usare la ghiaccia reale, che sono molto 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 piccole. Adesso Chiara ci dirà quanto sono piccole. Mini, mini, Okay. E sono davvero tipo varie misure, tipo questa è una 2,5, questa è un 1,5 e ci sono di varie aperture. Queste sono lisce, queste sono zegrinate. Non ve le posso far vedere perché sono proprio piccole, 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 piccole. E insieme a questi altri tipi di bocchette ci sono poi quelle un po' più particolari, tipo questa che è zegrinata con un puntino in mezzo che fa venire delle decorazioni strane, eccetera, eccetera. Altro strumento non da sottovalutare sono i pennelli. I pennelli, dal più grande al più piccolo, a quello liscio, a quello con l'apertura da un lato, eccetera, servono per decorare, se vogliamo, su una torta o su un biscotto. E in altre varie decorazioni utilizzando dei coloranti. Adesso vi faccio vedere. Ok, coloranti io non ne ho tantissimi, ma diciamo che i colori basilari ce li ho tutti. I coloranti li possiamo trovare in varie forme: liquidi, in gel e in polvere. Allora, in polvere, tipo questo è colorante oro. Vi faccio vedere, si può sciogliere in impasti liquidi o con dell'alcol a 90 gradi si può mischiare in questo modo per dipingere. Poi l'alcol evaporerà e rimarrà solo il disegno. In gel, come questi qui, ok? E invece in liquidi, che io non ho qui purtroppo, perché questi sono solo in gel. E un altro tipo sono quelli liposolubili, perché la maggior parte dei coloranti che troviamo sono idrosolubili, cioè si sciolgono in acqua. Liposolubili si sciolgono nel grasso, per esempio per colorare del cioccolato bianco. Se noi vogliamo colorarlo di rosso, useremo un colorante liposolubile, non idrosolubile, per colorarlo. Quindi anche la parte dei coloranti è occupata. Vi faccio un altro accenno ai coppa pasta di cui ho parlato già nella prima puntata, perché comunque per la decorazione sono utili anche loro, perché grazie a dei coppa pasta magari un po' più piccoli, un po' più divertenti, possiamo dire divertenti, possiamo fare delle decorazioni carine su biscotti o torte. Quindi, e l'ultima cosa di cui vi voglio parlare, questa è carta oleata, ma va benissimo anche la carta forno, perché per decorare con le bocchette quelle un po' più piccole si usa fare una cosa che si chiama un cornetto, mentre con quelle più grandi si può benissimo usare la carta forno. Con quella più piccole è più comodo usare questa, cioè con la carta oleata, che così non si va a rovinare. Si fa, questa purtroppo è un po' piegata, si fa un cornetto così. Si mette la ghiaccia, si mette ovviamente prima la bocchetta qui dentro, si taglia, si mette la bocchetta, si mette la ghiaccia qui dentro, si chiude e poi si decora. Ma va benissimo anche la carta forno, anzi, certe volte la preferisco perché purtroppo questa mi si è piegata ed è difficile da girare.
Quindi questa seconda puntata è finita così, perché la parte di cake design la vedremo nella terza puntata, cioè tra una settimana. È tutto, giusto? Vuoi aggiungere qualcosa? Tipo? Non Non hai niente da dire? Ok. Va bene, allora, fammi vedere la tua medaglia. Sei arrivata? Seconda. A cosa? Nuoto. Va bene, quindi da Livia e Chiara. è tutto. Ci vediamo tra una settimana con la terza puntata sul cake design. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Condividete e commentate. Un bacione a tutti.